E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono Fabio Nicolini ed oggi sono qui per andare a giocare alla demo di un nuovo gioco chiamato Baby Blues Nightmare. Pare essere un horror per bambini, diciamo, o meglio dire un horror con un bambino. Infatti interpreteremo un infante che deve andare in giro per la sua casa cercando di ritrovare i suoi pupazzi perduti. Ma non sarà solo questo. Ma adesso non perdiamoci in altre chiacchiere inutili, dunque vi invito a iscrivervi al canale. Lasciare un mi piace per supportare questo video e tutto il mio lavoro e immergiamoci in questo nuovo horror. Ed eccoci qua nel menu principale. Come potete vedere, la grafica è molto simile a quella di Poppy Playtime o Indigo Park, o in generale uno dei tantissimi videogiochi con mascotte horror. E come possiamo già vedere lì c'è un piede umano in questa piscinetta di palline. Laggiù vediamo del sangue e in fondo vediamo qualcosa di molto raccapricciante nascosto nell'ombra. Quindi penso che sia il momento di iniziare. Il gioco per adesso è tutto in inglese, ma questa è solo una demo, quindi vedremo una volta uscito il gioco per intero se ci saranno anche i sottotitoli in italiano. Ok, un gioco di Steel Krill. C'è qualcuno che ci vuole raccontare una storia. Lì in basso a sinistra abbiamo la nostra vita e una faccina che piange. Ok, noi siamo questo bambino, Aiden, e c'è nostra madre che ci sta raccontando una storia. Che pupazzi terribili! Sono veramente brutti. C'è anche un temporale fuori, come se non bastasse all'inquietudine. Si sono mossi? Io tra l'altro non mi posso muovere, direi adesso. No, sembra di no. Mi sto addormentando e basta. Ok, carino questo bambino che apprezza i giocattoli brutti perché hanno solitamente meno attenzione di quelli belli. C'è da dire che però questi giocattoli in particolare sono veramente brutti, Per carità, tutti meritano amore. Però, insomma, potevano realizzarli un pochino meno raccapriccianti. Oh mio Dio, ci stanno guardando. Oh mamma mia, mamma aiuto, mamma, i giocattoli mi stanno fissando. Ok, che mi vogliono proteggere, però così forse è un po' troppo. Ah, però un giorno sono spariti. E quindi non mi possono più proteggere. Ok. Ho capito. Grazie. Anche te, mamma. No, no, no. Nessuna buonanotte. Ok. Partiamo molto male, molto male. Ok, ci alziamo. Quanto alti? Siamo diventati adulti in un batter di palpebre. Oh, ok, possiamo muoverci. No, dai, non siamo così alti, sembrava molto di più prima. Dunque, ecco, questa è camera nostra. Allora, scendiamo dal letto. Nuovo obiettivo. Vediamo. Trova tutte le tue 5 bambole protettive. Questo è il nostro inventario. Perfetto. Allora, andiamo un po' in giro per la stanza e vediamo. Oh. Ah, quindi lui batterà le palpebre ogni tanto per tutto il gioco. Inquietantissimo, se qualcuno compare da dietro un angolo non lo vediamo per quella frazione di secondo. Con Q raccogliamo gli oggetti. Un bello squalo. E posso ruotarli. Oh, bellissima questa meccanica. Fa vedere come sono fatti completamente. E poi li lanciamo. Vai! Ok, la temperatura è a 20 gradi Celsius. Fuori c'è il temporale. Dunque, vediamo un po'. Con E prendo e tiro. C'è già la roba qua dentro nei cassetti? Sembra di no. In nessuno dei due. Qua c'è un bel polpo. Ah, qua c'è una bambola. Però dubito che sia una di quelle protettive, anzi, perché non è assolutamente brutta, per quanto sia brutta, come quelle che abbiamo visto prima. Via. Qua c'è un disegno con un teschio. E qua c'è un disegno che ci fa vedere il mostro dal quale le nostre 5 bamboline ci dovrebbero proteggere, ma che forse ha rapito. Cioè la mascotte principale del programma TV che questo bimbo adora. Oh mamma mia, un'altra bambola poco raccomandabile. Qua abbiamo uno sgabello che possiamo poi prendere, una spada. Anche questa non ci facciamo nulla.
Quindi direi che qua dentro non si possa fare niente di che. Abbiamo la maniglia della porta che immagino sia troppo alta per noi. E invece no, ci arriviamo. Perfetto. Sayonara, stanza mia. Ci vediamo dall'altra parte. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ok. Un tuono bello forte. Un can. Ma i nostri genitori stanno litigando. Che brutta cosa. Ok. Scappiamo da qua. Dobbiamo cercare i nostri pupazzetti. Una carta di cuori. Qua non c'è niente. Qua cosa c'è? Delle foto di famiglia. Un po' sgranate. Un cane. Ok. Allora, per aprire le porte dobbiamo togliere il chiavistello. E lassù c'è il chiavistello, vero? Sì. Allora, ci serve uno sgabello che dobbiamo andare a prendere in camera nostra. Di qua posso aprire? No, è bloccato dall'altra parte. Vabbè. Tra l'altro, oltre ai miei genitori che litigano, ho sentito anche degli strani rumori. Comunque, andiamo ad aprire la porta. Alla fine il discorso si sta ripetendo. Dicono più o meno le stesse cose. Ok, fatto. Metti giù, apri qua. Let's go! E apriamo la porta. Ah, la stanza dei giochi. Perché la TV è accesa e perché viene trasmesso questo programma? Oddio, che brutto. Ok, questa è la mascotte principale. E là ci sono i miei giocattoli in T-pose. Davanti a lui, non so perché. Ma come fa a piacermi questo programma? Non capisco. È veramente raccapricciante. Basta. Addio. C'è di nuovo lui, il cagnolone. Non è che è una telecamera in realtà che mi osserva? Sembra di no. Qua c'è un bambino. Qua dietro. Calcoli matematici. Ah, qua c'è un condotto di reazione. Sono abbastanza convinto che sarà per il cui devo andare. Ma chi ti ha detto che puoi riaccenderti? Stai spento. C'è altro qua di interessante? No, sembra di no. Andiamo per di qua. Allora, perfetto. Non lo sento con una sola zampa, no. Ma io ho delle mani. Non lo sapevo. Pensavo di essere un bimbo senza mani. Ok. Topolino. Va bene, tutto a posto. Tutto a posto, era solo un topolino, ragazzi. Non vi spaventate. Topolino scomparso nella camera dei miei genitori, ma non importa. Guardate che brutto. Papà e mamma che litigano e lui nella cameretta che è triste, non sa che cosa deve fare, cosa sta succedendo. Mannaggia. Che altri disegni ci sono? Un drago, una foresta e altra roba, poi pezzi di giornale strappati e buttati per terra. Qua sopra? Nulla. Questi comodini molto utili senza neanche un briciolo di cassetto, comunque fanno molto ridere. Oh, una matita. Prendiamola. E con F la posso usare. 1 più 1 uguale 2. Bellissimo che posso scrivere io. 2 più 2 uguale 4. 0 più 0 uguale... Oh, 0. No, perché ha sbattuto le palpebre proprio mentre devo fare il cerchio che me l'ha fatto fare storto. Mannaggia lui, guarda. No, questo è già stato compilato. Ok. Ah, lassù c'è la chiave, probabilmente per aprire il lucchetto che ci porta giù di sotto. Ma noi vogliamo veramente andare giù di sotto dove i nostri genitori stanno amabilmente litigando? Non penso che sia così sicura come cosa da fare. Vabbè. Hop. Qua ci sono delle bottigliette e io, in quanto bambino, ho il diritto di lanciarle per terra. Via. Le lancio tutte per terra, così i miei genitori imparano a litigare e non occuparsi di me. Via. Ok. Prendiamo la chiave. Saltiamo qua. Posso aprire da questo lato? No. Ok, benissimo. Oddio. Cos'è questo suono? Viene da qua o da lì? Non lo so. Andiamo di qua. No, no, orsetto senza una gamba! Ehi là? Ah, questo non c'era prima. Maialino? Ok. Però, scusa, è stato lanciato da sopra? Non lo so. In ogni caso, si sono messi a guardare la TV e la cosa è inquietante e soprattutto manca
il protagonista, ecco, Red Belly è scomparso. Tra l'altro qua al bambino è stata messa la faccia triste. Ora la cambio. Non posso, uffa. Che brutti suoni, basta. Basta guardare questi programmi, orsetti. Non vi fa bene alla salute. Dopo crescete male. Quindi, via. Andate fuori a giocare anche se piove. Ciao. Noi abbiamo la chiave e dobbiamo andare ad aprire il lucchetto. I miei genitori stanno ancora litigando. Vai. Libertà. Mamma, papà, sto arrivando. Oddio. No, no, poverino, non piangere. Ok, quando ho paura e piango posso attirare i mostri più facilmente. Quindi devo trovare un posto in cui nascondermi. Va bene, qua non la posso aprire. Papà, che cosa hai fatto alla mamma? Anche qua non posso farci niente. Ah, qua c'è un altro disegno con i miei 5 amici. Comunque non devo stare qua a perdere tempo. Oh, qua si apre, perfetto. Qua c'è qualcosa? No. Sento rumori brutti, meglio che mi muova. Cioccolato. Il cioccolato fa sempre bene ai bambini, no? Mangialo. Mangia il cioccolato. Ok, visto? Il cioccolato rende sempre tutti felici alla fine. Oh, oh. Bottiglie di vino, sangue per terra, forse vino rosso, che ne so. Oddio mio. È molto vino rosso, se fosse solo vino rosso. Papà, dove hai portato la mamma? Ok, qua c'è un altro sgabello e qua mi posso nascondere? Sì, posso nascondermi sotto il tavolo. Se posso nascondermi sotto il tavolo significa che probabilmente dopo mi servirà e la cosa non mi fa troppo piacere. TV che non va, tutto scassato. Passiamo di qua. Ok. Un'altra barretta di cioccolato, prendiamola perché non siamo ancora full. Quindi meglio essere al massimo. Ok. C'è qualcosa, non posso aprire i cassetti, no? Il frigo è aperto, una mela. Questo suono. Va bene, prendiamo anche questa che fa sempre bene. Una mela al giorno toglie il mostro di torno, no? Mamma mia, guarda quanto sangue. E va in cantina. Cos'è quella roba? Perché c'è un cerchio nel muro? Ah, qua è aperto. Prima vediamo di qua. Allora, oddio mio. E qualcuno ride anche. Faccio il giro. Quindi torniamo da questa parte. Comunque non c'era niente, quindi è stato un po' inutile. Ok, dobbiamo andare per forza giù in cantina, allora. Di là. No! Hanno ucciso Freddy! Freddy Fazbear! Paperelle di gomma. Ecco, mi sono fatto scoprire. Saltiamole. Ah, sì, certo, come no. Vabbè, allora pestiamole tutte. Qua un vestito di danza. Qua il soffitto non completato. Vabbè, questo orso è insanguinato. Ma quanto sangue è stato versato qua per terra comunque. Anche trascinando un corpo morto ce ne vuole per perderne così tanto. Ma io perché sto andando a esplorare questa zona poi tra l'altro? Ma chi che mi passa per la testa? Tre pagliacci poco raccomandabili. Ok. Ok, poi il fatto che sbatta le palpebre così spesso è veramente inquietante. Run. Oh, vuol dire che devo anche correre. Ok. Oh. Papà, sei lì dentro con la mamma? Vi regalo una bambola. Oh mio Dio, sento affettare. Posso aprire? No, la porta è chiusa dall'altro lato. Quindi qua troviamo una chiave, forse. Oh mio Dio, un bambolotto morto e tagliato a metà. Ho la netta sensazione che questa roba non siano bambolotti. Cioè, che il bambino li stia vedendo così, sempre che sia la realtà questa e non sia un suo incubo, ma che in realtà suo padre forse ha mutilato delle persone e adesso sta facendo la stessa cosa con la mamma dopo una brutta litigata. Non lo so, ma noi prenderemo questa chiave. Ah! Porca miseria! Tutti che mi guardano. Tieni, ti do un martello. No. Anche la mano così. Vuoi qualcosa? Perché mi guardate tutti? Io adesso passerò in mezzo, voi non mi farete niente, vero? Ah. Ok. A posto.
aperta da sola. Ma allora la mia chiave a cosa serve? Ah, aiuto. Papà, sei qui? Mamma mia, tutte ste bambole che si muovono. Questa è la mamma? Questa dovrebbe essere la rappresentazione della mamma vista dagli occhi di un bambino neonato che non sa che cos'è la morte, non sa cosa vuol dire uccidere brutalmente. Violenza domestica, violenza sulle donne. Che succede in questo gioco, santo cielo? Guarda, la mamma che è stata mutilata. Oh, però c'è del cioccolato, prendiamolo. A parte gli scherzi, questo gioco ha un significato particolarmente profondo comunque, perché alla fin fine, anche quando sua madre all'inizio diceva i veri mostri possono presentarsi in modo gentile, con un volto amichevole, la violenza domestica, dopo tutto, che cos'è se non è violenza da parte di qualcuno di cui ti fidi o di cui ti fidavi e poi ti fa questo? Quindi, spaventoso gioco, ma con un significato anche importante. Ok, andiamo su. Oddio, ho visto qualcuno muoversi dietro il muro. Forse è arrivato il momento di correre. Oddio mio. Sì, è il momento di correre. Vieni qua. Madosca, che brutta creatura. Cosa sei? Cioè, so cosa sei. Oddio, il braccio arriva. Corri, sotto il tavolo. Vai, non ti guardare indietro. Stai fermo qua. Non arriva? C'è una cassa, quindi forse non può passare. Andiamo di qua. Ah! Arriva, ora sotto il tavolo. Porca miseria. Sta sputando sangue. Oh, che schifo. Non credo sia sangue. Ok. La scritta diceva che i nemici sono attirati dai suoni, quindi posso lanciare oggetti per distrarli. Va bene. Tranquillo, piccolo. Ti do una bella mela e recupererai tutte le tue energie. Ok. In ogni caso non ho trovato ancora i miei giocattoli. I miei pupazzi sono spariti del tutto. Ok. Allora io ho una chiave. Là c'è ancora il divano, quindi proviamo qua. Ok, era quella giusta, quella di entrata. Comunque, andiamo via. Andiamo via di qua. La musica sta calando, meglio. Qui c'è qualcosa? No, solo una ruota, una palla. Entriamo qua. Un triciclo, ok. Devo inserire degli oggetti qua per distrarre il mostro. Vai, prendiamo questo. Dai, prendo anche te. Fuggiamo tutti insieme da quel mostro. Basta, non ne voglio più sapere. E lì c'è la leva per alzare il garage. Bene. Andiamocene. Ci sono i tre pagliacci di prima. Oh, si sono girati, ma perché tutti si muovono qua? Ok. Cosa mi aspetta da questo lato? Mamma! Ma... se mi chiami con questa voce, mamma, io non penso che verrò. Ma forse sì. Ma con questa voce come pensi che io possa venire da te? Ma... mamma mia, ma... oddio... vabbè, tanto so che devo fare così, quindi è inutile che sfugga il mio destino. Prendiamo il triciclo e andiamo verso la mamma. Mamma, sto arrivando! Papà cattivo con il mostro rosso dalla faccia brutta nella pancia mi vogliono fare del male. Salvami! Arrivo con le macchinine e l'unicorno. Sì! Arrivo, mamma. Ah, porca miseria! Ok, la demo è finita, ragazzi. Che brutta roba. Oh, mamma mia, va bene. Molto, molto spaventoso.
Questo gioco è stato creato da un solo sviluppatore, quindi complimenti per averlo fatto tutto da solo. E infatti si sentiva che la voce della madre e del padre erano, secondo me, della stessa persona, che faceva semplicemente livelli tonali diversi. Però complimenti anche solo per come ha animato e allestito il tutto. Bello, mi è piaciuto. Non sappiamo ancora quando uscirà il gioco completo, però se vi piace potete metterlo nella vostra wishlist di Steam e poi quando uscirà giocarci. La demo è gratuita, tra l'altro. Bello perché comunque, oltre ad essere un horror, come tanti se ne vedono in giro in questo periodo, manda anche un significato abbastanza importante, purtroppo molto attuale ancora, riguardo appunto la violenza domestica, gli abusi, anche solo, diciamo, l'alcol, e di come un bambino piccolo possa vivere e vedere tutto questo. È spaventoso anche da quel punto di vista, devo dire. Comunque, io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, spero che anche a voi sia piaciuto e vi abbia inquietato al punto giusto. Dunque, vi ricordo di nuovo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, mi raccomando guardate i link utili per voi in descrizione, seguitemi sugli altri social e commentate numerosi per farmi sapere la vostra opinione riguardo a questa demo. Detto questo, noi ci rivedremo in un prossimo video. Ciao!